sulla terra. Per favore, cari. Dio non ha colpa del male, dei terremoti, delle guerre, delle malattie. È colpa della nostra ribellione. Dio ci offre il bene. Dio ci offre la salvezza, ma facendo così, come abbiamo visto l'esempio qui in diretta, l'abbiamo visto, è inconfutabile. Abbiamo visto l'esempio della società. Facendo così gli uomini, le donne, invece di prendere la vita, prendono la morte. Cari, è la verità. Voi vi potete arrabbiare con me, mi potete lapidare. I primi cristiani li lapidavano. Tu hai l'odio quando ti ascolti. Come puoi avere odio? Cari, oramai ci sei, ma perché? Perché hai l'odio? Perché mi odiate? Prendi, perché mi ribellate? Io vi dico una cosa, cari, questo vale per tutti. Prendi tutto. Il Signore dice inverità che se non perdo, vi convertite tutti dice, quanti perirete. Lo dice la parola di Dio, cari. Voi mi potete lapidare, mi potete uccidere, come facevano coi primi cristiani. Ancora oggi è così, vedete? Il vostro padre è Satana. Vi devo dire la verità, per questo che vi odiate, per questo che vi ribellate contro me. È per questo che non sopportate la parola di Dio, perché Dio non è vostro padre. Lo dice il Vangelo, cari. Può sembrare una parola dura, ma io devo dire la verità. Gesù ha detto: voi non potete ascoltare la mia parola perché Dio non è nei vostri cuori. Chi c'è nei vostri cuori? Chi non può sopportare, chi non può amare la parola di Dio, chi non si rallegra davanti a questa parola, è perché c'è qualcosa che non va nel suo cuore. Chi ama Dio si rallegra con questa parola. Chi ama Dio ringrazia il Signore per questa parola. Chi lo ama, chi ha la fede, chi ha un cuore sincero, deve ringraziare Dio per questa parola. Cari, dice così la parola di Dio, Vangelo di Giovanni 3,18, con questo finiremo questa predicazione. E che Dio abbia misericordia di voi, perché voi non sapete quello che state facendo. Come quando Gesù era sulla croce, quando lui era sulla croce, lui diceva: Padre, perdonali, non sanno quello che essi fanno. E ve lo voglio dire nell'amore del Signore: voi non sapete quello che state facendo, vi state ribellando contro la vita, vi state ribellando contro il Creatore, vi state ribellando contro l'Onnipotente, state seminando in un terreno pericoloso e un giorno raccoglierete dei frutti di condanna, di perdizione. Cari, non vi ribellate più contro il Signore. La Bibbia dice che Dio è amore e misericordia, Gesù Cristo è misericordia, ma un giorno il Signore divorerà i suoi nemici col fuoco inestinguibile. Non è uno scherzo, cari. Voi pensate che io sto scherzando qui? Voi pensate che io sto perdendo il mio tempo? No, cari. No, assolutamente no. Sto facendo la volontà di Dio. Sto facendo l'opera del Signore. E lui ce l'ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Chi è la pecora? Chi è il lupo qui? Cari, dobbiamo convertirci al Signore. Dobbiamo pentirci dei nostri peccati. Dobbiamo ritornare a camminare nella retta via prima che sia troppo tardi, per il nostro bene. Alleluia. Dice così la parola di Dio: chi crede in Lui, cioè chi crede in Gesù, non sarà condannato. Chi crede in Lui non è condannato.
ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Vedete la condizione dell'uomo? Gli uomini hanno amato di più le tenebre che la luce. Gli uomini amano di più la menzogna che la verità. Amano di più il peccato che la volontà di Dio. In altre parole, gli uomini, invece di amare Gesù, stanno amando il diavolo con i loro peccati. Quando gli uomini sono ribelli, andrete all'inferno, noi non avremo colpa, perché noi vi abbiamo detto la verità.